Madonna, cazzo di niente. Ciao amici di Radiofonica, siamo di nuovo al Rework con Daniele Tinti e stasera assisteremo al suo spettacolo che si chiama Dilemma. E qual è il dilemma che ascolteremo stasera? Va bene, parlo così. No. Va bene se non lo dico. Perché sto facendo anche un Umbria World Tour adesso. Caspita. Ho fatto Terni, ho fatto Amelia, adesso qua devo fare Fossato di Vico. Non Fossato so perché di Vico, la mia agenzia mi ha piazzato 200 date Umbria. Io sono sempre contento di venire in Umbria. Cuore verde dell'Italia, no? Cuore verde dell'Italia, cuore verde dell'unica regione della penisola senza mare. Con un bellissimo lago, però. Il mare è il mio posto preferito del centro Italia. Però noi abbiamo visto sull'internet che tu hai un podcast che si chiama Tintoria. Sì. Ci puoi parlare di questo podcast? Di cosa si tratta? Di chi parli? Allora, Tintoria è un podcast che ho iniziato 4 anni fa perché guardavo un sacco di podcast americani e in Italia non lo faceva nessuno e quindi ho detto se non lo fa nessuno tanto vale lo faccio io. E parla, invito un ospite diverso in ogni puntata, quindi diciamo parla di quello di cui vuole parlare l'ospite o quello, raccontiamo quello che l'ospite ha da raccontare. Oramai abbiamo superato le 100 puntate e... No! E c'è Mazzara! Ciao ragazzi! E poi mi sono scordato! Bellissimo momento. È un bellissimo momento. Quindi cambia di puntata in puntata, diciamo, dipende dall'ospite che viene, però mi diverto a farlo, mi piace farlo, sono contento. Sì. Infatti io ho un'altra domanda riguardo a questo. Io ho notato questa cosa, adesso tu mi devi dire se è vero o puoi smentire anche questo. Certo. Io ho notato che voi stand-up comedian italiani siete tipo una comitiva, siete tutti amici. Mm-hmm. È vero o non è vero? Ci conosciamo tutti. Ci conosciamo tutti e siamo tutti amici, siamo quasi tutti amici, ci sono un po' di... però scherzi. pochi, sempre di meno e facciamo finta che non ci siano la maggior parte del tempo, però ci conosciamo tutti. Poi adesso stanno nascendo un sacco di open mic, un sacco di posti dove spuntano comici nuovi e quindi non conosco proprio tutti, anche quelli che provano, però fino a prima del Covid secondo me conoscevo proprio tutti in Italia. Che comunque siamo pochi. Siete pochi. E come descriveresti questo mondo? Un aggettivo. No, si dice il magico mondo del cinema, invece il mondo della stand-up comedy. Il cinico mondo della stand-up comedy. Il cinico mondo della stand-up comedy. Sì, siamo tutti molto pratici. Devi organizzarti le serate, conoscere le persone, farti i contatti, chiamare, invitare, ospitare. Quindi molto poco magico e molto concreto. Però bello. Più vivo. Più vivo e più diretto, cioè rispetto al magico mondo del cinema o l'eccezionale mondo del teatro, si lavora tanto in posti piccoli, sempre a contatto col pubblico e quindi sicuramente sì, è più vivo, più pregno proprio di serate, di esperienze. Questo sì. Dove avete fatto le altre? Dove avete fatto l'Erasmus? Io ho fatto l'Erasmus in Spagna. Ah, dove? A Murcia. Salamanca. A Murcia, no. A Murcia. Ci sta. Che cosa ci dici degli stereotipi dell'italiano in Spagna? Allora, diciamo, dimmelo tu, perché cosa si dice di chi va a fare l'Erasmus in Spagna? Cosa si dice? Che si va a studiare, certo. A fare una vita accademica importante, quasi certosina. Insomma, ci si chiude nello studio, si esce poco e soprattutto si dice che si va in Spagna per non scopare. Sì, questo è quello che si dice. Mai. Giusto, mi confermi che questo è quello che si dice. Quando sei tornata dalla Spagna hanno detto, oh sicuro, sicuro non hai battuto chiodo. Ma perché questo è il mito. Il mito, uno va in Spagna per approfondire le proprie passioni accademiche. Soprattutto accademiche. Sì. A proposito di accademia, dopo l'Erasmus c'è la laurea. Qualche consiglio? Noi tra 2 settimane ci lavoriamo. Che facciamo dopo? Allora, insegnamento di italiano a stranieri. Ok, quindi io vi consiglio per dopo di insegnare l'italiano agli stranieri, se posso. Grazie. Ora non voglio assolutamente dirvi come è la vita, ma... così mi sembra una laurea abbastanza didascalica. Il passo successivo è proprio lì. Se poi volete fare l'interprete alle Nazioni Unite, tutte le strade vi sono aperte. Per carità, certo. Però mi sembra proprio che vi stiano imboccando la professione. Ce l'hanno quindi proprio preparato. Il mio consiglio è trovate degli stranieri e insegnatemi la lingua di Dante. Va
Ebbene, grazie. Allora, noi abbiamo finito questa intervista. Grazie. E niente, godetevi lo spettacolo. Speriamo. Senza spoiler. Dilemma.